Sono appena tornato dal Giappone, ho fatto una conferenza lì su meteoriti, sull'analisi di meteoriti marziani. E vi faccio vedere delle spezzoni di video riguardo il Giappone, dopo parlerò meglio di questa mia ricerca. E ci ho avuto proprio la grandissima fortuna di arrivare a Tokyo con la pioggia, bellissimo. Meno male che quella dell'hotel mi ha dato questo ombrello gratis, almeno posso sopravvivere un po'. Sono appena arrivato a Tokyo, cioè da pochissimo. Mi hanno portato queste cose, ho trovato un ristorantino vicino all'hotel. Non so nemmeno cosa diamine sto mangiando. Che è sta roba, tipo. Ne sto mangiando solo per mangiare qualcosa che sto proprio crepando di fame. Praticamente un posto dove si sceglie il cibo alla macchinetta, praticamente, là te lo cucinano in un attimo e poi te lo portano al tavolo. Sono cose talmente aliene che nessuna di queste ho mai visto in vita mia, praticamente. Cioè, ragazzi, guardate, questo è il cesso del mio hotel. Cos'è sta cosa? Una navicella spaziale. Cosa cazzo è? How to use this toilet? Please sit down to use the toilet. Ah, guarda, pensavo di mettermi a gambe all'aria e con la testa nel cesso. Vediamo che c'hanno nei distributori. Pocari Sweat. Crystal Geyser. Body Mind Tea. Interessante. Ed ecco che fa giorno. Sto cercando di raggiungere il centro di Shibuya. Mi trovo a Shibuya. In tutti questi giorni, cioè io sono stato prima in Thailandia, prima di venire qua un po' di giorni, però sia lì che qua ho incontrato proprio zero italiani finora. Anzi, qua a Tokyo proprio europei ancora di meno. Come stare da solo in un mondo alieno, cioè una cosa fantastica. Tra l'altro ovunque ti giri qua c'è Pikachu, Doraemon, One Piece, Naruto, sembra stare in un manga giapponese praticamente. Guardate il casino che c'è qua, ragazzi. Si dice che a Tokyo ogni volta che il semaforo diventa verde passano 250 persone sulle strisce. Godzilla contro lo tsunami. Cioè, ma i cibi te li mettono in vetrina proprio. Ma che sono di plastica o sono veri? Sembrano veri, però tipo, buttare tutta sta roba per metterla in vetrina mi sembra un po' eccessivo. Cioè, ragazzi, nei supermercati sono le pubblicità ovunque. Nei scaffali dove potete comprare quelle cose c'è una pubblicità di quella cosa, praticamente. Se uno viene a fare la spesa praticamente poi muore di epilessia. Incredibile che nel mezzo di Tokyo, in mezzo alla foresta, ci sia questo tempio. Magnifico. Ma perché c'è Godzilla ovunque? Ma non sapevo che tutta questa mania per Godzilla, questo è giapponese. Ragazzi, voi non potete immaginare quanto ho aspettato questo momento. Cioè, sono davanti al quartier generale della Nintendo, qui a Tokyo. Devo dire che per me i videogiochi sono una seconda vita, praticamente. Anzi, anche un secondo lavoro, perché li sviluppo io stesso, in maniera indipendente, un negozio su Steam. Che ci ho vissuto praticamente da quando ero piccolo, cioè stare davanti al quartier generale della Nintendo e essere finalmente aggiunto, l'ho trovato non so come qui a Tokyo, è una cosa veramente un'emozione fortissima, cioè viene quasi da piangere onestamente. Chissà in questo momento quali videogiochi stanno producendo, quale idea hanno, eccetera, eccetera, quali nuovi videogiochi usciranno.
Vorrei anche tanto entrare, però penso che mi calciano calci in culo se provo a suonare. Allora, qua c'è scritto Monitored by Security e poi c'è un campanello con scritte solo in giapponese. Io non riesco a capire, ovviamente, sono simboli per me. E poi c'è un codice, quindi se non sono della Nintendo, cioè sono sviluppatore Nintendo, non posso entrare praticamente. E non c'è modo di chiamare qualcuno, altrimenti mi sa che sono guai qua. Comunque sia, mi ha fatto piacere esserci, cioè essere arrivato. Spero per loro che producano altri bei videogiochi in futuro. Ragazzi, sono Akihabara, se riesco a pronunciarlo bene. Sono negozio di retro gaming, pazzesco. Anche le cartucce del primo Game Boy, si rendete Dottor Mario. Oddio, santo. Tutti gli Zelda pure. Il Famicom addirittura. Queste sono console estinte che non esistono più praticamente. Sono pezzi da museo vero e proprio. E qua addirittura ci sono tutti i giochi in vendita. Cioè, sembra di teletrasportarsi proprio in 40 anni fa. Incredibile. No, c'è il peluche a 8 bit di Zelda. Cavolo, se mi entrasse in valigia lo prenderei subito. Porca miseria. Giustamente sono giocattoli per tutte le età qua. Adatti ai bambini, giustamente. Che cazzo è sta musica? Ragazzi, cosa cazzo ho appena visto? Cos'è quello? Oddio, entriamo. Sembra di entrare in un tempio di retro gaming. Console di tutte le generazioni. Pazzesco. Cioè, vorrei comprare tutto, ma non mi entra niente in valigia, cioè. Ci vivrei in questo negozio io praticamente. Sì, ascoltate questo, come cambio la. Strani incontri che si fanno per strada. Ma che cazzo. Ragazzi, la cravatta con le fireball di Super Mario Bros. Aspetta. No, vabbè, ci mancavano pure le mutande di Godzilla. Ragazzi, ho comprato il classico arancino di riso che da quando sono piccolo veramente lo vedo sempre nei cartoni animati. Voglio finalmente provarlo e vedere com'è. C'è il salmone dentro praticamente. Voglio proprio vedere. Ecco aperto. Questa è un'alga praticamente che ricopre tutto l'arancino, che a me fa schifo, onestamente, non la mangerei mai. Quindi cerco di toglierla.
Ok, larga e tolta. Ora lo proverò. Allora, sa di riso con salmone, è buono, cioè non è male, cioè. Anzi, praticamente cioè, con due di questi si può cenare praticamente. No, è buono. Vabbè, insomma, cosa ho preso alla fine? Un modellino a 8 bit della pianta piranha del primo Super Mario Bros. Un pallottolo Bill di peluche. Una specie di tappetino di Zelda Link to the Past. Questo l'ho preso da Super Potato Game Store, che è un famosissimo negozio di videogiochi a Akihabara in Tokyo. E questo modellino in 3D dello tsunami che ho montato, bellissimo, il Monte Fuji in lontananza che si vede. E infine questo è il poster che ho presentato alla conferenza. Praticamente ho usato due meteoriti marziane, questi due, che sono praticamente due lave eruttate su Marte. E ho cercato di trovare dei minerali chiamati anfiboli e abatiti che si trovano all'interno di alcune inclusioni in alcuni minerali che si sono formati nelle fasi primarie di formazione del magma su Marte. Quindi questi minerali che ho trovato dentro queste bolle, diciamo, di liquido dentro questi minerali mi danno preziose informazioni chimiche sull'abbondanza di alcuni elementi all'interno di Marte. In questo caso io mi sono focalizzato sul cloro e ho trovato tramite un'equazione quanto cloro c'è nel magma iniziale di questi campioni, quindi quanto cloro c'è nella sorgente di mantello di Marte, nel mantello di Marte. Questo è importante perché alla fine ho trovato che c'è poco cloro rispetto a quanto aspettato da altre sorgenti di mantello di Marte, e significherebbe che in questa parte del mantello di Marte c'è molta acqua, perché in generale cloro, acqua e fluoro sono elementi tutti legati tra loro, quindi se c'è meno quantità di uno c'è più quantità dell'altro. Quindi è interessante sotto questo aspetto. Potete seguirmi anche su Twitter, se avete su Twitter, questo è il mio profilo. Ci vediamo al prossimo episodio di Geomarte.